Bentrovati e benvenuti in quello che è il primo appuntamento delle finals per l'edizione del 2023 per il Formula Italian Team. Siamo tornati nella prima pista, quella inaugurale della stagione. Parliamo ovviamente del Bahrain, con una cabina di commento totalmente inedita. Il sottoscritto Matteo Congiu vi guiderà per questa prima serata, accompagnato dal buon Alessandro Lassati. Ciao Ale. Ciao, ciao Matteo, amici e amiche di Formula Italian Team, benvenuti, bentornati. E a farci compagnia ci sarà anche la direzione gara, gestita ovviamente dal ormai carissimo ed esperto Andrea Badolato. Ciao Andre. Ciao, ciao Matteo, buonasera Ciao a Andre. tutti. Ciao Ale. Dicevamo, siamo all'interno delle finals, quindi agli sgoccioli di questa stagione, le finals che ovviamente, come di consueto, racchiudono i primi 5 piloti di ogni campionato, delle 4 categorie presenti all'interno del Formula Italian Team. Parliamo ovviamente di Master, Pro, Sport e Prime League, e in questo caso vediamo che comunque ci sono anche delle variazioni, perché le qualifiche saranno su di un formato completo quest'oggi, quindi avremo sia Q1 che Q2 che Q3, poi una gara, anche in questo caso con un formato totalmente nuovo, credo che non si sia mai visto sul Formula Italian Team, almeno la mia breve esperienza con il team, una gara al 25%, quindi i piloti dovranno anche un po' ridimensionare quelle che sono le loro abitudini rispetto all'anno corrente, alla stagione regolare, per adattarsi al meglio a questo nuovo format, Ale. Sì, assolutamente Matteo. Appunto, come dicevi tu, momento finals, i campionati sono terminati. Scioglimiamo molto velocemente, dato che la qualifica è molto lunga. Siamo nel formato completo, quindi Q1, Q2 e Q3. Abbiamo per la Master League Jay Sport, Di Legge, SDEM, Luca Flaminio e Marco Ganu, che parteciperanno appunto come portabandiera della categoria Master League. Per la Pro League invece abbiamo Cartista, Alesi, Lopensky, Mister X e Dr. Long. Per la Sport League, Shumi Legend, che quest'oggi sarà assente, Luca Bigno, Michael, Vampire e Kaisermat. Mentre a chiudere per la Prime League abbiamo Gaelians, River Marathon, Ricky Bizzo, Emis e Matti Puzzo. Sarà appunto saranno 4 appuntamenti molto, molto scoppiettanti, molto particolari. Vi do un piccolo recap: appunto, questo appuntamento partirà con qualifica completa e gara al 25%, mentre per quanto riguarda l'appuntamento di giovedì prossimo avremo una gara completa al 50% con l'ordine inverso dei primi 12 classificati di questa gara corrente. Prossimo lunedì, no perché è festa, il successivo abbiamo terza gara, esatto, sempre qualifiche complete con gara al 50%, mentre a chiudere l'ultimo giovedì ci sarà una gara al 100%. Quindi come dicevi tu, Matteo, ci sarà una gara appunto al 25%. Probabilmente, mi ipotizzo, però potrei anche sbagliarmi, felice di essere smentito, i piloti che hanno effettuato il campionato al 50%, ossia Sport e Premier League, forse sono leggermente più avvantaggiati rispetto ai piloti della 100, però potrei sbagliarmi. Aspettiamo solamente che la pista ci dia il suo verdetto. Intanto, come primo riferimento, definisco anche quello che è stato il tempo della pole della Master League, equivalente a un primo 27,903 millesimi, siglato da Lele Salva. Lele Salva, che poi non concluse i campionati con il Formula Italian Team per l'annata corrente, ma comunque riuscì a strappare la partenza al palo in quello che fu il round inaugurale. Intanto Matti Puzzo adesso si mette a comandare la classifica con un primo 29,1, primo pilota ad abbattere il muro del 30. Prima il riferimento era stato fissato da Gallians su Ferrari, Gallians che ricordiamo è stato il campione della Prime League di quest'anno. Gli altri campioni sono stati Cartista, Jay Sport e Shumi purtroppo che sarà assente questa sera, quindi rimangono solamente 3 piloti iridati a contendersi e a sfrecciare sulle strade del Bahrain questa sera. Difatti, come dicevamo, il pilota vincitore della Sport League purtroppo non sarà presente. Bella la sua battaglia con Luca Bigno durante la stagione regolare, così come fu molto vincente anche il confronto diretto tra Jay Sport e Luigi Di Legge, che effettivamente oggi si rincontreranno in pista, se non erro. Sì, assolutamente. Diciamo che per la Master League e la Pro League so che c'è stata lotta al fulmicotone per l'ultima gara, mentre per quanto riguarda la categoria della Sport League, diciamo che Schmidt ha chiuso la partita fin dall'inizio, fino alle ultime, ha tenuto la partita aperta fino alle ultime 3 gare della stagione con Luca Bigno. Sicuramente posso dirti comunque
quest'oggi e per le prossime appuntamenti a venire, questi 20 piloti sono di fatto la creme della creme di questo campionato, di questi campionati di quest'anno sostanzialmente, quindi secondo me ne vedremo delle belle e francamente io ne sono abbastanza contento, se non addirittura felice. E intanto Gallians si sta rilanciando con un outlap, credo che abbia già messo segno due giri lanciati, se non erro, un vincitore della Premier League molto agguerrito quest'oggi che non vuole perdere tempo all'interno dei box per prendere quanta più confidenza possibile con la pista, e sta scendendo in campo anche un pilota interessante quale Fittalesi, wild card nell'ultimo round di Master League e contendente al titolo in Pro League nella lotta 3 che poi condusse il titolo nella direzione di cartista, come abbiamo ripetuto nelle fasi iniziali di questa live. Ancora indugia i box invece che OJ Sport, che si trova invece adesso proprio a livello del primo settore, poco prima di curva 4, anche lui nell'outlap, che questa volta cambia scuderia, verte sulla Red Bull dopo che quest'anno resta in forza invece alla rossa di Maranello. Attendiamo allora che anche gli altri piloti scendano in pista, in qualche modo anche cartista, e soprattutto di legge che rimane ai box. Quindi gli occhi adesso sono puntati essenzialmente su J-Sport, che si trova a livello di curva 8 e attenderemo che vada a siglare il suo tempo lanciato, mentre Alesi, compagno di squadra proprio di J-Sport, ha iniziato quello che è il proprio tentativo per andare a guadagnarsi un posto per la Q2. Si trova a livello di curva 5, 6 e 7, le curve da percorrere in sequenza a velocità veramente mozzafiato. Queste vetture a effetto solo sono state messe a dura prova l'anno venturo, l'anno precedente, anche per quanto riguarda le loro caratteristiche, e hanno dimostrato di essere francamente all'altezza. Alesi, che per le doti mostrate non dovrebbe avere problemi nel qualificarsi alla fase successiva di queste qualifiche, ma mai dire mai, ci sono comunque molte insidie su questo tracciato, è vero che non ha grande pressione, e il primo colpo di scena ce lo regala Matti Puzzo, che si ritira dalla sessione. Mi sono perso la dinamica, tu l'hai vista, Ale? Purtroppo non l'ho vista, ma si è ritirato nelle curve finali del secondo settore, quindi ipotizzo che abbia forse picchiato in uscita dalla curva dopo il rettilineo. Comunque sì. Vai, scusami. No, l'ho visto io, è dopo curva 11, ci è passato adesso Alesi, che stampa anche il record nel secondo settore, vai pure. Sì, come dicevi tu, vedo che i piloti sono decisamente molto agguerriti, possiamo dire che il primo tentativo di qualifica per questa prima tranche di 18 minuti è appena partita. Vedo che il nostro Alesi ha siglato il tempo con un primo 29 secondi e 390 millesimi, issandosi nella prima posizione provvisoria. Abbiamo visto, come dicevi tu giustamente, un Gallians molto incattivito, perché appena partita la sessione di Q1 è uscito subito in pista. Intanto vedo se bandiere gialle nel primo settore, ho visto forse un Alpine che ha avuto delle difficoltà. Ti segnalo però che in questo momento sono su Marco Ganu, è segnato giro e settore record nella parte centrale della pista, in questo momento sta percorrendo la sua ultima curva, sta uscendo, si sta lanciando sul rettilineo principale, vediamo, taglia il traguardo esattamente in questo momento e migliora di un decimo e 60 rispetto ad Alesi su Red Bull, quindi un primo 29 229 millesimi. Mentre il giro di J-Sport non accende di fucsia quelli che sono gli intertempi, intanto Sdem un primo 28-812 va sotto il 29, rifila a 4 decimi a Marco Ganu che è il suo primo inseguitore, mentre J-Sport si trova a livello di curva 15 per transitare sul traguardo e stampare il cronometro su di un primo 29-320 valevole per la quarta posizione proprio davanti al suo compagno di squadra Alesi, distanziato di 70 millesimi dal tempo messo a segno proprio da Jacopo Rochita. Attendiamo poi anche l'arrivo di Dilegge, che ha deciso di lanciarsi e abbandonare quella che era la sua piazzola riservata ai box. Il pilota Haas si trova adesso a livello di curva 13 e lui sì che sigla il record all'interno delle T2, dunque più veloce di tutto in quel tratto della pista. Gli rimangono altre due curve da ultimare, per essere più precisi solamente una, anche perché curva 15 è da percorrere praticamente in pieno, solamente con un piccolo angolo di sterzo. Arriva adesso proprio a livello dell'ultima svolta presente sul tracciato del Bahrain, anche lui si ferma sul traguardo e va a fermare quello che è il suo primo tentativo in un primo 28-462, che è la migliore prestazione vista fino ad ora, e mette anche un bel gap tra sé e Sdem, che si becca a sua volta 4 decimi, e Lopeschi si insidia tra le due Aston Martin, si piazza in terza posizione anche lui girato su un 29 basso, quindi abbastanza competitivi i tempi, a parte di Legge e Sdem che hanno girato in maniera molto più rapida rispetto agli altri piloti in pista. Vediamo una certa omogeneità per quanto riguarda le prestazioni.
Assolutamente, intanto 4 minuti e 50 al termine di questa prima sessione di qualifiche. Vedo che i sedili cominciano già a bollire, fino a Mister X in 12ª posizione. I piloti hanno segnato un proprio intertempo, mentre in questo momento il duo McLaren, Luca Bigno e Kaisermat, Matti Puzzo che si è ritirato, Vampir, il duo Mercedes con Luca Flaminio e Long e Cartista ancora non hanno segnato nessun tempo. Cartista in questo momento è di nuovo i box, tutti i piloti in questo momento che hanno già effettuato un primo tentativo stanno rientrando ai box per poter eventualmente effettuare un cambio gomme, o per chi è nella parte alta della classifica fermarsi e tentare, diciamo, la sorte. Ho visto un Vampir che si è issato in quarta posizione in questo momento, perché Luca Bigno ha scalzato Sdem e si è portato in seconda posizione. Il vice campione della Sport League su McLaren si si porta a un decimo di distacco da Luigi Di Legge, mentre indietro vedo che i sedili bollenti cominciano infatti a scaldarsi con in questo momento River Marathon, Mister X, Kaisermat e Cartista, che in questo momento sono in fase di esclusione da questa qualifica nel Gran Premio di Bahrain. Ho visto che il duo McLaren stava molto vicino, penso che avessero in mente di darsi la scia. Peccato che Kaisermat forse deve aver commesso un errore, in quanto era lui che seguiva Luca Bigno, ha messo segno un giro ovviamente con un tempo molto alto, un crono veramente molto elevato, quindi non credo fosse un vero e proprio tentativo di assalto per la qualificazione. Ha concluso con un primo 46.338, ampiamente al di fuori dei riferimenti messi a segno finora, mentre Gallians credo rientri in box in questo istante, infatti così imbocca la corsia della pit lane, forse anzi sicuramente avrà a disposizione un ultimo tentativo per andare a mettere ancora più in cassaforte questa sua momentanea classificazione nelle fasi successive di questo primo appuntamento delle finals. Attualmente esclusi Matti Puzzo è ancora qualificato, mentre River Marathon, Mr. X, Kaisermat e Cartista, che non ha ancora, come dicevamo, messo a segno un tempo valido, sono attualmente esclusi dalla successiva Q2. Cartista, che si è lanciato in questo istante, è nelle fasi terminali del suo outlap, quindi saranno pochi attimi, giusto una manciata di minuti prima che scopriremo la prima prestazione messa a segno dal pilota Williams. Per gli altri, Mr. X, River Marathon e Kaisermat, ecco che la tensione inizia a salire, dovranno spodestare e crescere, soprattutto trovare la miglior parte del loro talento per cercare di riservarsi un posto all'interno della Q2. E rimarrà il suo Cartista, che è sicuramente il pilota da tenere sotto maggiore attenzione in questi ultimi minuti di qualifica, in quanto campione della Pro League. Sicuramente sarebbe un gran colpo di scena non trovarlo insieme a noi da qui a qualche minuto. Adesso si lancia, spalanca il DRS per la prima volta all'interno del suo giro lanciato, e ci immergiamo allora insieme a Kaisermat in quello che è un hot lap nel circuito del Bahrain. Molto complicata la staccata di curva 1, Ale, veramente tante forze G da contrastare, si ha una decelerazione veramente molto brusca, si passa praticamente dai 330 credo chilometri orari ad una curva che si fa praticamente in doppia cifra. Sì, assolutamente, infatti vedo Cartista che si sta lanciando in questo momento su curva 4 per andare a concludere la sua prima parte di tracciato. Non vedo un suo settore record, però vedo che si sta lanciando sulla parte guidata del secondo settore, primo tornantino per lui, che lo lancia poi al secondo tornantino, piccolo errore di controllo da parte sua sul cord, lo secondo tornante per lui, si lancia sulla seconda zona di DRS, che lo va a portare poi successivamente alle ultime curve e quindi poi all'inizio del terzo settore. Credo che la zona appena percorsa da Cartista sia quella più complicata, ovvero ci riferiamo alla zona compresa tra curva 9 e curva 10, lì molto facile perdere il posteriore, ovviamente sono piloti esperti dunque non vengono ingannati da questo tipo di insidie del tracciato. Mentre ultimato anche il secondo settore per Cartista, allora gli rimane essenzialmente una curva da percorrere prima di andare a scoprire la verità sulla linea del traguardo. Il pilota Williams sarebbe veramente sconvolgente la notizia di una sua esclusione nella Q1. Arriva adesso il livello dell'ultima curva, mentre diamo anche informazioni sul giro di River Marathon e di Mr. X. Mr. X si sta migliorando di 2 decimi, mentre River Marathon ha fermato il suo secondo settore sul 1.08.4. Arriva sul traguardo adesso Cartista per mettersi solamente in nona posizione, a un millesimo netto da Marco Gamu, che è ottavo. Attendiamo allora l'arrivo in questo caso di River Marathon, che è già transitato sul traguardo, riesce a migliorarsi ma non è abbastanza per centrare le prime 15 posizioni, mentre Mr. X sta andando incontro ad un incremento netto, 1.03. Hai visto anche te, Ale, un delta veramente molto promettente per il pilota Ferrari, che deve assolutamente centrare questa qualificazione all'interno
Grande ai primi 15, arriva anche lui sul traguardo e mette a segno un primo 29-302, valido per la decima posizione, così butta fuori Ricky Bizzo, che dovrà attingere anche lui a gran parte nelle riserve conservate all'interno della sua AS. Per il momento il giro non sta andando forse nel migliore dei modi, 4 decimi di peggioramento che diventano 7 secondi, quindi Ricky Bizzo sicuramente escluso da questa Q2 ipotetica, mentre Kaisermat anche lui decide di alzare bandiera bianca. Dunque abbiamo i primi due esclusi, parliamo del pilota AS McLaren, Emis in uscita dal rettilineo del secondo settore, grande testa coda, molto spettacolare per lui, per fortuna senza conseguenze dal punto di vista della macchina, ma che purtroppo sigla in maniera definitiva il termine della sua sessione di qualifiche, chiudendo in 18ª posizione. Ti segnalo però che River Marathon sta ancora terminando il suo giro, vedo però un miglioramento, mi sa solo di 3 decimi, quindi vedo anche lui pilota dell'Alfa Romeo difficile, e infatti si gira al termine dell'ultima curva, forse gliel'ho gufata, e questo chiedo scusa, non venite sotto a casa mia con i forconi, vi prego, se no potrebbe essere un problema. Quindi qualifica terminata con in questo momento vedo un kartista che sta rientrando in box e anche un Luca Flaminio, quindi direi prima sessione di qualifiche conclusa con esclusi Ricky Bizzo su AS, Kaisermat su McLaren, Emis su, se non vado errato, Alpine, e invece ultimo a chiudere lo schieramento in questo momento, ultimo escluso dalla Q1, River Marathon su Alfa Romeo. Singolare il fatto che siano stati esclusi 4 piloti della Prime e solamente un pilota della Sport, riferendoci ovviamente a Kaisermat. Peccato per River Marathon, che avrebbe potuto comunque insediare la 18ª posizione di Emis, e soprattutto abbastanza particolare il fatto che tutti i piloti che avevano necessità di andare a mettere a segno un crono più competitivo siano stati vittime di errori. Parliamo di Emis, Kaisermat, River, Ricky Bizzo mi è un po' sfuggito, però tutti sono andati in testa coda in quello che era il momento di andare a mettere a segno il giro, di andare a reggere tutta la pressione per riservarsi un posto all'interno della Q2. Si conclude così la prima parte delle qualifiche. Vediamo che lì davanti hanno già iniziato a far vedere un bel passo. I principali indiziati li conoscevamo già: Di Legge, Luca Vigno, lo stesso Stem, G-Sport che si qualifica solamente quinto. Ma la vera battaglia deve ancora arrivare e ci sarà sicuramente tra i successivi 15 minuti, quelli che seguiranno ovviamente la fine della Q2 e l'accesso finale dei 10 piloti alla Q3, che sarà la fase decisiva di queste qualifiche della prima finals della stagione 2023. Ancora una manciata di secondi che ci separano prima dell'inizio della Q2. Ale, chi vedi più a rischio per l'esclusione? Ma allora, dal punto di vista di rischio, secondo me vedo, ti direi un long, ti azzarderei anche così per un po' per tra il serio e il faceto, secondo me azzarderei un pilota della Sport, però non saprei dirti con assoluta certezza in questo momento. Quello che voglio però farti, voglio farti presente, secondo me abbiamo visto qualche leggero errore anche soprattutto in uscita, come dicevi tu, da parte dei piloti, dall'uscita per esempio della curva del secondo settore o anche l'ultima curva. Secondo me il fatto che stiamo effettuando una qualifica completa potrebbe essere un problemino forse per i piloti. Non sono abituati secondo me a questa sessione. Sicuramente no, ricordiamo che nei campionati regolari del Formula Italian Team non vengono sperimentate le qualifiche complete, quindi una versione praticamente inedita per tutte. L'ultima apparizione credo fosse proprio a livello delle finals dell'anno precedente, a finals che si disputarono poi l'anno scorso sui circuiti di Portimão in Portogallo e di Spa-Francorchamps, neanche a dirlo, in Belgio. Il primo ad uscire dalla pit lane è Luca Vigno su McLaren, lui che aveva avuto un ottimo risultato all'interno della Q1 e che è stato vice campione della Sport League. Decide di rompere gli indugi e andare subito ad assaggiare quelle che sono le nuove condizioni della pista qui in Bahrain, e soprattutto a puntare a togliere qualche decimo o centesimo rispetto al crono precedente. Lo seguono a ruota anche Gallians su Ferrari e, in maniera quasi un po' anche in attesa, G-Sport abbandona anche lui la pit lane come uno dei primi piloti e di Vampire. Esatto, assolutamente. Vedo che in questo momento è stato escluso anche Ricky Bizzo, infatti in questo momento i piloti in pista sono esattamente 14.
Vecchivizio che, come dicevamo, come abbiamo visto in live in maniera solamente marginale, era stato protagonista di un errore proprio a livello di curva 11. Abbiamo visto andare a sbattere contro le barriere praticamente con un impatto frontale, e questo sancì appunto l'esclusione del pilota Haas dal resto delle qualifiche, che comunque lo avrebbero visto scendere in pista visto il suo tempo, che era valevole per la 15ª posizione. Andiamo su Luca Begno, che sarà il primo pilota ad iniziare il giro lanciato. Si trova adesso a livello di curva 13, dicevamo nuove condizioni della pista, e soprattutto prestare attenzione al numero di treni usati dai vari pilota, perché se non erro Cartista dovrebbe essere riuscito anche a risparmiare una mescola, un treno di gomme soft che probabilmente verranno usate per la gara, anzi sicuramente saranno impiegati poi nel Gran Premio finale, mentre Luca Bigno si lancia proprio in questo momento. Non vorrei che però il pilota McLaren, lanciandosi così presto, poi in futuro dovrà considerare l'idea di scendere nuovamente in pista, anche perché l'evoluzione del tracciato sarà abbastanza importante e il tempo che metterà a segno in questo momento, anche se competitivo sulla carta, verrà facilmente scavalcato dagli altri piloti. Anche insieme a Luca Bigno, Gallians si è lanciato in questo istante. Gallians che ha messo anche a segno il miglior tempo nel settore 1, dovrebbe averlo superato all'interno della lap, quindi Luca Bigno non sarà il primo pilota da seguire sul traguardo per andare a scoprire la nuova prestazione che offrirà l'asfalto del Bahrain. Invece sarà proprio il pilota Ferrari a darci questo riferimento. Esattamente, quindi direi di tenere sott'occhio il pilota Ferrari che in questo momento si trova al termine del secondo settore, quindi sicuramente sarà un ottimo metro di paragone per verificare quale sarà anche l'andamento dal punto di vista degli altri piloti per quanto riguarda la loro prestazione. Ti faccio notare anche una cosa particolare che ho visto, soprattutto per quanto riguarda il risparmio gomme. Nella fase precedente ho visto un J-Sport effettuare la qualifica, intanto ovviamente giro record 1:29.994 da parte del pilota Ferrari Gallians. Ho visto un J-Sport che ha utilizzato molto la gomma soft, il suo treno di gomma soft utilizzato appunto per la prima sessione di qualifica, l'ha usata per ben 5-6 giri, quindi ha avuto, diciamo, premura di poter iniziare intanto scusate, a testare secondo me con mano lo stato della pista qui in Bahrain, verificare soprattutto se il suo assetto risultava regolare per quanto riguarda il suo utilizzo. Intanto cominciano a fioccare i primi giri da parte appunto di Luca Bigno, che si issa nuovamente in alto nella classifica provvisoria con un tempo di 1:28.697. Poi subito a seguire abbiamo Michael sempre dalla parte della Sport League, J-Sport, Long, Gallians, Vampir, poi via via anche tutti gli altri, con stranamente Alesi che sta uscendo adesso ai box, ed un Luca Flaminio che ancora sta con ancora la sua vettura ferma ai box e i meccanici che stanno lavorando sulla macchina. Praticamente abbiamo i tempi di metà della griglia composta dai piloti presenti in Q2. Il primo pilota è Luca Bigno, è sceso sotto il muro alle 29, rifilato 3 decimi a Michael, che è il suo primo inseguitore, ma abbiamo di legge che è all'interno di un giro valido adesso a livello di curva 10, quindi nel T2. Flaminio, come dicevi tu, induce ancora i box ed è l'unico pilota a rimanervi, oltre a Gallians, che però ha già messo a segno un crono valido. Tendiamo l'arrivo poi di Sdem, Cartista, Lopeschi per andare a scoprire proprio le prestazioni dei piloti rimanenti, mentre di legge adesso si trova a pochi metri dalla fine del secondo settore, la fotocellula incombe. Andiamo a scoprire quello che è il suo tempo parziale. Ferma il cronometro su di un primo, 0,7 netto, non illumina di fucsia il settore corrispondente, dunque non possiede la migliore prestazione all'interno di quel tratto della pista, però nel complesso potrebbe andare a mettere a segno una prestazione molto competitiva che gli riserverebbe una delle prime posizioni allo stato attuale. Scopriamo insieme quelle che sono le sorti del pilota Haas, che nella stagione regolare corse per la scuderia inglese della Williams, ovviamente fondata da Frank Williams, molto tempo addietro. Terza posizione adesso per di legge un primo, 28,980, per pochi millesimi non sale sopra il 29, mentre ancora attendiamo i riscontri forniti dagli altri piloti. Arriva adesso il riferimento di Cartista, un primo 29,4, mentre Lopez, che si trova anch'esso a livello del secondo settore, così come Mister X che è in curva 8, e Sdem che invece decide di abortire il suo tentativo di rientrare ai box. Infatti l'abbiamo visto militare praticamente a bordo pista e fare vista con la sua Aston Martin, anche un grande rischio qui con un Alfa Tauri.
Sì, esatto. Diciamo che sono arrivato nel momento forse meno opportuno nel vedere Sdem che ha fatto un'entrata a cannone dentro la corsia box. Comunque, sì, comportamento strano da parte del pilota Aston Martin. Forse si è preparato un treno di gomme per la gara? Può essere, ma mi sembra particolarmente strano come comportamento. Intanto 8 minuti e 5. Al termine della sessione di qualifiche, in questo momento Alesi sta segnando il primo settore record, sta effettuando il suo giro lanciato, quindi direi di tenere gli occhi puntati sul pilota Red Bull, contendente al titolo Pro League di quest'anno, che secondo me può regalare delle soddisfazioni abbastanza interessanti. Tra i piloti che in questo momento ancora non hanno segnato tempo sono appunto Luca Flaminio, che è ancora ai box, e Sdem, che è rientrato probabilmente. Ritenterà nuovamente un giro veloce. Piloti attualmente a rischio, possiamo dirlo con sicurezza, è di Vampyr. Mancano ovviamente quelli che sono le prestazioni di Alesi, che arriverà tra poco. Infatti, a livello del terzo settore, gli rimane solamente curva 14 da andare ad ultimare prima di mettere a segno un primo crono in questa fase di qualifica. Mentre Flaminio e Sdem ci faranno attendere ancora qualche minuto in più prima di andare a rivelare quello che è il loro vero potenziale per questa fase della qualifica. Alesi sul traguardo, intanto con un primo 29-0, quarta posizione per il pilota Red Bull, che si può ritenere abbastanza sicuro per quelli che saranno Sì. gli sviluppi successivi di questa qualifica, anche se sarà richiamato ovviamente a scendere nuovamente in pista per dare atto e dare prova nuovamente del suo valore e della sua forza. Mentre Flaminio, ti avviso che sta abbandonando proprio in questo momento la pit lane, mentre Sdem rimane ancora all'interno del suo box. Probabilmente starà analizzando ancora qualche dato, riflettendo su quello che potrebbe essere anche un possibile errore che lo ha visto abortire il suo giro precedente. Rimangono tutti i box tranne Alesi, che si trova ovviamente in un in-lap, mentre Gallians credo proprio che sia nel suo giro lanciato, così come Mister X. Due Ferrari attualmente in pista sono abbastanza lontani tra di loro. Anzi, Mister X sta rientrando, quindi si trattava anche per lui di un in-lap. Mentre Gallian stesso di un vero e proprio tentativo, 2 decimi e 47 millesimi di miglioramento rispetto alla sua prestazione personale. Attualmente, questo gap virtuale lo vedrebbe salire fino alla sì, ottava posizione da parte di che adesso attualmente è occupata da Lopensky. Vedremo come saranno poi i successivi sviluppi di quelle che sono le prestazioni offerte dal pilota Ferrari, che spalanca per la seconda e l'ultima volta il DRS all'interno del suo giro. Infatti qui sicuramente sarà da vedere delle belle perché mancano 5 minuti e 52 al termine della sessione di qualifica. I piloti stanno ricominciando ad uscire in pista, tra cui per dirti in primis Marco Ganu che sta per avviarsi sul penultimo rettilineo, iniziare il suo giro veloce, ma come anche per dirti kartista, J Sport, gli stessi Luca Flaminio e Sdem. Diversi piloti sono rimasti ai box, però sicuramente sarà da vedere gli altri piloti che scenderanno in pista. Intanto Gallians sta passando in questo momento sulle linee del traguardo, 1:29.694, riesce a scavalcare Lopensky e Long, però in ottava posizione ho paura che sia una posizione ancora un po' troppo a rischio per il pilota Ferrari. È ancora molto in bilico Gallians, ha solamente due posizioni di sicurezza e gli altri piloti potranno ovviamente sfruttare quello che è un grip maggiore dell'asfalto, quindi beneficiare ulteriormente di una prestazione più convincente. Forse potrà provare a un nuovo tentativo Gallians, dipende se ha delle gomme sufficienti per andare a sferrare questo suo ultimo attacco, e nel caso dovesse poi centrare la qualificazione per la Q3, credo che non avrebbe più gomme nuove e dovrebbe poi usare delle gomme usate per l'appunto, quindi con un grado di usura maggiore rispetto a quelle che potranno invece montare gli avversari all'interno del proprio monoposto. Mentre andiamo a seguire il giro rispettivamente di Marco Ganu e di kartista che si erano lanciati, soprattutto vogliamo sul pilota nella sesta posizione in forza alla Williams quest'oggi, chiude con un primo 29.453, sale di qualche posizione, anzi no, rimane in sesta casella, però migliora quello che era il suo crono, se non erro. Marco Ganu invece si trova anche lui in un giro che sta dimostrando una tendenza negativa, quindi si sta migliorando, però solamente di 7 millesimi, arrivato a livello praticamente del terzo settore, dove c'è poco margine a trovare, in quanto consta essenzialmente di due curve, curva 13 e curva 14, quindi si possono limare pochi decimi, se non addirittura parliamo di centesimi in questo caso. E infatti rientra in box Marco Ganu. Voliamo allora su Flaminio, che sta tenendo ancora il riscontro di una prima prestazione all'interno di questa fase di qualifica. Il pilota Mercedes, che è la guida della W13, rimesso a livello di curva 14, ha solamente un tentativo, massimo due, con
il giro successivo, se sarà in grado di fare una tlap abbastanza veloce. Adesso sul traguardo un primo 29.0, quinta posizione per lui, mi sembra abbastanza sicura la sua situazione. Sdem, anche lui ancora privo di tempo, attende un primo riscontro cronometrico come per Flaminio a livello dell'ultima curva, lui che ha tanto insidiato i piloti campioni della Master, parliamo ovviamente di G-Sport e il contendente di Legge, si mette in cima alla classifica con un primo 28.384, quindi anche lui in una situazione abbastanza stabile, senza problemi. G-Sport, G-Sport, scusami se ti interrompo, perdonami, G-Sport invece lancia una zampata che lo porta dall'ottava posizione alla seconda, con un tempo, se non vado errato, perdonate, mi si è rotto, e la telemetria, con un tempo di 1.28.546, con Cartista che invece si issa sulla classifica provvisoria, si porta in prima posizione, un tempo di un primo 28.310, è riuscito a mangiare di 74 millesimi il tempo più veloce di Sdem su Aston Martin, quindi direi ottima prestazione da parte di Cartista in questo momento. Lopez che non si migliora sul traguardo, rimane undicesimo, arriva Long per concludere il proprio giro un primo 29.8, anche lui rimane dodicesimo se non erro, forse si sono entrambi in un giro valido in questo istante, ma credo che la batteria a livello della vettura di Long appunto di atto del fatto che abbia già messo a segno un giro, vedremo se i piloti ci smentiranno ancora una volta, mentre Vampir è sì in un giro outlap, quindi dovrà lanciarsi successivamente, mentre Di Legge si porta in cima alla classifica un primo 28.261, tutte abbastanza sicure le prestazioni dei piloti in cima al vertice, mentre devo correggermi perché sia Lopez che Dottor Long si sono appena lanciati, dunque siamo ancora in attesa dei loro tempi per andare a vedere se riusciranno a centrare l'accesso in Q3, se dovranno alzare bandiera bianca e arrendersi in questa fase della qualificazione. Per ora Lopez è riuscito a migliorarsi all'interno della prima frazione del tracciato, non so se ci sia riuscito anche Long perché mi sono perso il suo riscontro cronometrico. Non ancora, ma sta sicuramente migliorando il suo intertempo, ha migliorato di mi pare un decimo e mezzo, si trova in questo momento sulla parte centrale del secondo settore, fra qualche curva sapremmo il suo intertempo cronometrico. Per quanto riguarda la seconda fotocellula presente in pista, vediamo quanto si migliora leggermente, vediamo se continua, non saprei dirti il momento esatto, no, si annulla il giro Long, annulla il giro. E intanto grandissimo balzo in avanti di Lopez che toglie un secondo rispetto al tempo precedente, si porta in sesta posizione spedendo Gallians nella zona calda, Gallians che però sta facendo un giro d'uscita, quindi andrà anche lui a sfoggiare nuovamente quella che è tutta la sua competitività per centrare quello che è un ingresso clamoroso all'interno delle fasi finali di queste qualificazioni, mentre Long decide di continuare nonostante l'errore e credo che allora le qualifiche siano terminate per lui, forse non ha abbastanza batteria per andare a centrare, per andare a tentare almeno un ultimo assalto per questo ingresso in Q3, anche Mr. X è nelle fasi di un suo outlap, 3 decimi di miglioramento per il compagno di squadra di Gallians, mentre anche Vampir deve essere in una situazione critica in quanto ha commesso un errore, dunque veramente in maniera molto ardua lo vedremo all'interno delle fasi finali di queste qualificazioni, mentre il discorso potrebbe essere diverso per Mr. X, attualmente 13esimo ancora con un tempo che si attesta su di un primo e 30, ha necessità di togliere almeno 9 decimi rispetto al suo crono precedente, vedremo se sarà capace di compiere questa impresa. Mr. X che si trova adesso a livello dell'ultima curva, il tempo sembrava promettente, arriva adesso sul traguardo per concludere con un primo 29.360 che non è abbastanza per raggiungere i primi 10, ma si porta in undicesima posizione e scatterà nella migliore delle prospettive da questa casella, soprattutto però dobbiamo attendere quello che è l'arrivo di Gallians sul traguardo adesso a livello di curva 5, 6 e 7, dunque appena dopo la fine del primo settore per il pilota Ferrari che deve assolutamente centrare questo ingresso in Q3. Intanto qua le bandiere a scacchi sventola sul tracciato di Sakhir, con ti segnalo comunque che Dottor Long sta proseguendo con il suo secondo tentativo e ha segnato record nel secondo settore, quindi sicuramente sarà da vedere dove si posizionerà il pilota della Mercedes che taglia il traguardo in questo momento, ma non si migliora, rimane in 13ª posizione, quindi qualifiche terminate per Long. Andiamo a vedere invece Gallians, si migliora di 2 decimi
andiamo a vedere se ha la possibilità, deve fare un terzo settore monster per quantomeno avvicinarsi alla undicesima posizione del suo compagno di squadra Mister X. Andiamo a vedere che va a tagliare il traguardo in questo momento, riesce a guadagnare la undicesima posizione, distacco di circa 2,30 decimi tra sé e l'ultimo qualificato Alesi in decima posizione, quindi ti direi che appunto gli esclusi in questo momento sono confermati. Eh sì, ci abbandonano in questa Q2 Gallians Mr. X e due Ferrari, essenzialmente Dr. Long su Mercedes e di Vampir sulla sua Williams, se non erro. Quindi questi invece i piloti qualificati d'Alesi in su riusciranno soprattutto a scendere in pista per le fasi finali della Q3, ed un dato molto interessante è il fatto che i primi 10 sono racchiusi tutti in praticamente 8 decimi, quindi un distacco di tutto rispetto, per essere precisi sono circa 7 decimi e 40 millesimi il distacco. Abbastanza preciso tra Di Legge e Alesi, un livello di competitività sicuramente più ristretto rispetto a quanto abbiamo visto anche magari nei rispettivi campionati. Una Q3 che si preannuncia anche abbastanza sofferta nella lotta per la pole position, in quanto vediamo che Sdem, Bigno, Cartista e Di Legge sono racchiusi tutti in poco più di un decimo, quindi la competizione per la partenza al palo è più aperta che mai, soprattutto considerando che i piloti, ovviamente trattandosi della Q2, magari non hanno spinto eccessivamente per riuscire a finire in prima posizione questa sessione. Perfetto, infatti la qualifica termina esattamente in questo momento. Come dicevi tu giustamente, i piloti sono molto racchiusi, sono molto vicini tra di loro, quindi sarà una qualifica molto molto particolare, soprattutto molto agguerrita, perché ti dirò, i piloti li vedo molto caldi e francamente da un certo punto di vista potrei avere anche leggermente paura, nel senso che potremmo vedere, questo non succederà perché ho fiducia nei piloti che stanno correndo in questo primo appuntamento delle finals, ma io ho paura degli classici alettoni volanti, ti dirò francamente non saprei dirti. Intanto mancano 8 secondi al termine della sessione, effettiva, mancheranno poi 10 fatidici minuti che ci separeranno tra la Q3 e la gara effettiva. Volevo giusto andare a controllare le statistiche per quanto riguarda il Gran Premio di Bahrain, che in questo momento possiamo dire che la situazione si sta scaldando, quindi diamo anche qualche insight a chi ci sta seguendo. Per quanto riguarda tutti gli appuntamenti ufficiali, quindi tutti i campionati ufficiali, Prime League, Sport League, Pro League e Master League, i piloti che hanno vinto all'interno di questo circuito sono principalmente partiti dalla prima e dalla seconda posizione, mentre poi via via scendere abbiamo per esempio P3, P4, P5, P6 e qualche piccolo spot per chi è partito da P8 e P9. Tra l'altro P8, ricordiamolo, Mister X, se non vado errato in Pro League, mi pare di non sbagliarmi, Mister X quest'anno è riuscito a vincere la gara inaugurale in Bahrain partendo dall'ottava posizione. Ma bando le ciance, ciance le bande, 11 minuti e 08 al termine di questa Q3 che si rivelerà sicuramente di fuoco e fiamme. Michael, J-Sport, Ganu Lopeschi stanno già uscendo in pista per il loro primo tentativo cronometrato. Non perdono tempo e per ora sono 4 piloti dei 10 che fanno parte appunto di coloro che riusciranno a prendere partecipazione a questa Q3 a scendere in pista. I maggiori favoriti, ovviamente neanche a dirlo, sono Di Legge, vice campione Master League, J-Sport, campione invece della categoria regina, Luca Bigno che ha dato tanto filo da torcere a Schumi, e uno Sdem che nelle fasi finali di stagione ha dimostrato di essere piuttosto in forma, stampando più che una pole position e ottenendo tanti successi. Credo che complessivamente abbia riscosso 5 vittorie in quella che è la stagione regolare del Formula Italian Team, di cui 3 consecutive, una è arrivata poi nelle decisioni post gara, quindi se non erro dovrebbero essere 4
però forse ricordo male, quindi potrebbero anche essere 5 successi totali raccolti da SDM in questa stagione precedente del Formula Italian Team. Anche per lui il giro di uscita rimane ai box solamente Alesi, tutti gli altri sono già in pista per andare a mettere a segno i primi tempi, che ovviamente saranno minori in termini di minutaggio, appunto in termini di cronometro, rispetto a quelli messi a segno sino ad ora, o meglio a quelli messi a segno in Q2. Ed il primo che ci regalerà la prima prestazione è, se non erro, Michael, che è appena transitato sul traguardo, seguito poi da Marco Ganu e da Lopeschi. Esatto. Scusatemi, esatto, confermato, Michael, terzo classificato per quanto riguarda il campionato della Sport League. Sicuramente anche lui riuscirà ad a dimostrare la caratura che il pilota ha comunque mostrato all'interno del campionato della Sport League, sicuramente con qualche momento di sfortuna, ma comunque con un talento sicuramente riconosciuto e invidiabile. Intanto 9 minuti al termine della sessione di qualifiche, vedo un Michael che si lancia in questo momento sul rettilineo del secondo settore. Intanto andiamo a vedere giustamente, diamo un piccolo sguardo appunto alla chat, con vedo un il nostro Raffaele Lelli, il nostro Hiroshi, che chiedeva perché c'erano 14 piloti invece che 15, perché Ricky Bizzo si è ritirato durante la Q1 e di conseguenza, avendo la macchina rotta in uscita dal rettilineo del secondo settore, purtroppo si è dovuto ritirare dalla sessione, e di fatto sono rimaste 14 vetture in pista. Nel mentre Michael si lancia sul rettilineo finale per siglare il primo tempo di giornata per queste qualifiche, intanto J-Sport è ritirato, vedo una defezione molto importante, Michael 1.29, 192 millesimi se non vado errato, è in uscita dalla curva che porta al rettilineo del terzo settore. Sì, confermo. Questo è un grandissimo colpo di scena, non vedere J-Sport partecipare in quella che è la lotta per la pole position, non ha messo segno neanche un giro valido, quindi per lui è un grosso colpo duro questo. Partirà sicuramente dalla decima posizione, perché tutti gli altri ovviamente adesso, sapendo della sua defezione, metteranno a segno almeno una prestazione, anche se non dovesse essere competitiva se confrontata con le prestazioni altrui. Intanto Di Legge si porta davanti a tutti, un primo 28, 259, iniziamo ad avvicinarci gradualmente a quello che è il record messo a segno all'interno della Master dalle Salva, che era corrispondente a un primo 27.903. Attendiamo anche poi l'arrivo di Luca Bigno, che transita adesso in questo istante sul traguardo, un primo 27.9 di 10 millesimi, non va ad eguagliare quello che era il tempo di Lele Salva, mentre dovranno ancora transitare Cartista, che arriva in questo istante un primo 28.394, quarta posizione per lui. Flaminio si trova a livello del terzo settore, così come anche Marco Ganu, che vi entra in questo istante chiudendo il T2 con un primo 09.396 complessivo, mentre Alesi si trova solamente a livello del T1, quindi anche per lui un giro nelle fasi praticamente embrionali. Seguiamo invece le fasi terminali del giro di Flaminio, che però deve aver commesso un piccolo errore, quindi molto alto il suo riferimento, un primo 44.3. Per Marco Ganu invece si prospetta un rientro ai box, dunque non va a mettere a segno un crono il pilota Aston Martin. Rimane solamente da seguire quello che è il tentativo di Alesi, entrato ormai da pochi istanti all'interno dell'ultimo tratto riservato al tracciato del Bahrain, quindi curva 14 da ultimare per lui, che si situerà al meglio in ottava posizione. Probabilmente scavalcherà anche Flaminio, che è stato autore di un errore all'interno delle ultime fasi del suo giro. Arriva adesso sulla linea traguardo Alesi per fermare il cronometro in un primo 29.491 e si piazza in questo momento in settima posizione alle spalle di Lopeschi. Intanto ti segnalo un Luca Bigno che, confermami se sbaglio, è riuscito ad allinearsi con il tempo della Master League, vedo un primo 27 secondi e 9. Sì, quindi sì, direi un traguardo molto importante dal punto di vista del pilota della McLaren, che ti dirò, guardando dalla Sport League, Luca Bigno è sicuramente un ottimo contendente per questa 25%, perché lui è molto bravo nell'impostare in maniera aggressiva, secondo me e anche secondo Luca Jacopo, che mi hanno accompagnato per quanto riguarda il cammino del campionato della Sport League, è molto bravo nell'impostare degli assetti molto aggressivi. Infatti
Quello che posso dirti è che molto spesso il pilota della McLaren riusciva a capitalizzare in maniera efficace soprattutto le uscite anche dai box, quindi riusciva sempre ad avere la gomma in temperatura, riusciva sempre ad avere un migliore utilizzo di gomma, un migliore utilizzo della finestra di gomma dal punto di vista appunto della performance. Attenzione però che questo può anche significare che può essere prono fondamentalmente a potenzialmente un consumo più elevato, quindi attenzione al pilota McLaren perché può dare molti grattacapi, questo ve lo posso confermare di persona. Intanto, come aveva fatto per l'inizio di questa Q3, Michael riesce ancora una volta ad abbandonare la pit lane prima di tutti per rilanciarsi in quello che sarà in maniera ipotetica il suo ultimo tentativo. Poi bisogna considerare quante gomme ha risparmiato il pilota Alfa Tauri. Lui è attualmente quinto, mentre in chat è stato anche emanato il sondaggio per quello che sarà il tempo ipotetico della pole position, quindi mi raccomando che voi che ci seguite votate pure per andare poi a esprimere la vostra opinione e soprattutto poi per confrontarla con quello che sarà il tempo effettivo quando mancano poco meno di 4 minuti. Si trova a livello di curva I11 Michael, tutti gli altri piloti sono ancora ai box, solamente Di Legge si trova nel suo outlap ed ha da poco percorso curva 3, si trova adesso a livello dalla 4. Voliamo invece su Michael per scoprire quello che sarà il suo ultimo atto in questa fase di qualificazione, nel primo appuntamento delle finals, che ricordiamo in questa sessione di qualifica verranno attribuiti punti per i piloti che si piazzeranno nelle prime tre posizioni, rispettivamente verranno attribuiti 3, 2 e un punto barra punti ai primi tre classificati. Ovviamente il primo ne archiverà 3, il secondo 2 e così via. Si lancia in questo istante Michael per il suo ultimo tentativo e più o meno anche tutti gli altri piloti riescono ad abbandonare il proprio garage per lanciarsi e per riversarsi sulle strade del Medio Oriente per andare a scoprire chi riuscirà a partire dalla prima posizione. Sdem, Luca Bigno, Di Legge e Cartista al momento sono i primi quattro piloti, dunque i primi quattro indiziati per ottenere questo tipo di riconoscimento. Arriva a livello del primo settore Michael, 28,4 per lui, 2,5 di miglioramento, e poi andremo a seguire poi quelli che sono i suoi sviluppi, mentre Di Legge molto vicino anche lui al momento della verità, si trova adesso a livello dell'ultima curva prima di lanciarsi e andare a dare fondo a tutte quelle che sono le sue riserve. Intanto ti segnalo Michael che ha segnato settore record nella prima parte del tracciato e si è migliorato di 2,5 rispetto al suo ruolino originale, quindi sicuramente si sarà di più all'interno della classifica provvisoria. 2:20 al termine della sessione di qualifiche, andiamo a vedere secondo settore record sempre per Michael, che si migliora di 6 rispetto al suo tempo iniziale, quindi sicuramente questo è un tempo da pole position in questa esatta fase di gara. Tanto vedo anche un Di Legge che ha segnato anche lui settore record nella prima parte del tracciato. Andiamo a vedere Michael che taglia il traguardo, terza posizione per lui, 4 di distacco rispetto al miglior tempo di Luca Bigno, 1:46 al termine della sessione. Vediamo se riuscirà a caricare abbastanza la batteria con un giro di raffreddamento per vedere se effettuerà un possibile tentativo al termine di questa qualifica. Intanto andiamo a vedere Di Legge che si migliora di 2,1 invece in questo momento e si trova al terzo settore. Ottimo riscontro anche di Sdem, sotto di 85 millesimi rispetto alla propria prestazione nel T1, mentre Di Legge continua quella che è il suo trend positivo e la sua cavalcata soprattutto verso il traguardo per scoprire se riuscirà a partire davanti a tutti o dovrà accontentarsi di una seconda o terza fila. Arriva adesso un primo 27,968 dietro a Luca Bigno che allora rimane leader. Vogliamo su Sdem che si trova adesso nelle fasi finali del secondo settore, record per lui in quel tratto della pista, si trova 2,67 millesimi al di sotto della prestazione precedentemente messa a segno dal pilota Aston Martin che si invola verso curva 14 prima di andare a mettere la parola fine sulla sua Q3. Momento di generare trazione sulle ruote posteriori, nessuna sbavatura per Sdem nell'ultima curva, arriva sul traguardo un primo 28,0 per lui, si accontenta della terza posizione provvisoria, rimane ancora una volta davanti a tutti Luca Bigno che non si migliora per il momento all'interno del secondo settore e difficilmente riuscirà a trovare il tempo necessario all'interno dell'ultimo tratto della pista, quindi rimane il primo 27,9 per lui. Cartista si è appena lanciato
lanciato, mentre Michael ovviamente è un in lap. Transita anche Lopeschi, un primo 29 e 2 per lui, che dunque rimane in sesta posizione. E poi attendiamo vari riscontri di una Lisi che si trova a livello del T1, così come Luca Flaminio che si è appena lanciato, e soprattutto Marco Ganu che non ha messo segno alcun tipo di prestazione, mentre molto lungo qui Alesi ha commesso forse un piccolo errore qua il pilota Red Bull a livello di curva 4, infatti si trova con 16 secondi di ritardo rispetto al proprio crono, mentre la pressione sarà massima sulle spalle di Flaminio e di Marco Ganu, perché l'uno ha commesso un grosso errore che gli ha fatto siglare un tempo altissimo, mentre Marco Ganu addirittura non ha nessun tempo a suo carico, quindi probabilmente ha molta più pressione lui di Flaminio in questo istante e sa di doversi giocare il tutto per tutto. Non si migliora nel primo settore del pilota Mercedes, mentre arriva adesso sul traguardo Marco Ganu che si piazza in quinta posizione con un primo 28 e 324, dunque un grandissimo salto in avanti per il pilota Aston Martin. Intanto la bandiera scacchi sventola sul circuito di Sakhir, andiamo a vedere subito di legge, è entrato in box, il prossimo a tagliare il traguardo in questo momento sarà Sdem, che sta percorrendo l'ultima curva in quest'ultimissima fase delle qualifiche. Vedo che si porta i box, andiamo a vedere invece Cartista, che anche lui in questo momento si trova nella parte finale del tracciato, rientra i box anche lui, vediamo Lopeschi subito successivo, va avanti, vediamo se taglia il traguardo, non si migliora ma si trova sempre in settima posizione. Vedo una Lesi che rientra i box, andiamo a vedere Luca Flaminio che era il principale personaggio che era rimasto fuori dalla classifica, quinta posizione per lui, distante 329 millesimi dal tempo segnato da Luca Bigno, che ti dirò, ormai tutti i piloti sono di fatto rientrati in box, la qualifica è terminata e quindi devo dirti che abbiamo il pullman di questa sera. Eh sì, il primo pullman delle finals è Luca Bigno, proveniente dalla Sport League, un primo 27.913, un tempo praticamente identico a quello messo a segno dalle Salvanella Master. È lui che partirà davanti a tutti ed è lui che accumula i primi tre punti di queste finals. Seguono poi Di Legge e Sdem che ne accumulano rispettivamente 2 e 1. Grandissimo colpo di scena, dicevamo, l'esclusione di fatti di J-Sport da questa fase finale della Q3, che si accontenta di partire la decima casella. Nono invece il suo compagno di squadra Alesi, ed è un Flaminio che mette in quinta posizione la sua Mercedes, lui che viene da un'ultima gara di campionato abbastanza deludente, incolpevole, fu costretto al ritiro in quel di Abu Dhabi per via di un contatto fortuito nelle fasi iniziali, proprio se non era con un Lopeschi che oggi si piazza in ottava casella con la sua Alfa Romeo. Vediamo che i primi 8 piloti sono racchiusi praticamente in un secondo e il distacco tra i primi 4 risiede praticamente in un decimo e mezzo. La gara sarà molto corta e, come dicevi tu, Luca Bigno potrebbe essere molto avvantaggiato, anche perché conosce al meglio queste condizioni di gare con una durata di estensione minore rispetto invece alle 100% a cui sono abituati J-Sport, Di Legge, Flaminio, solamente per nominarne alcuni. Assolutamente, ma soprattutto nulla è perduto per per J-Sport. In che senso? Io spero con tutto il mio cuore che riesca quantomeno a recuperare le posizioni, ma attenzione, perché nel prossimo appuntamento che ci sarà questo giovedì, mi raccomando, non ci sarà una sessione di qualifica, ci sarà effettivamente la gara con i primi 12 arrivati sostanzialmente che subiranno un'inversione di griglia. Quindi supponiamo che, per assurdo chiaramente, supponiamo che J-Sport rimanga in decima posizione. Benissimo, nella prossima gara di questo giovedì partirà dalla terza posizione, quindi anche qui si può creare anche un gioco di strategie, soprattutto considerando che la gara 25 secondo me sarà abbastanza caotica. È praticamente una sprint race, quindi i piloti che si battaglieranno giro dopo giro per le posizioni più importanti, anche perché sanno che il tempo a loro disposizione non è troppo, anzi piuttosto ridotto, quindi bisogna giocarsi sin da subito le cartucce per evitare di perdere occasioni importanti e soprattutto transitare in posizioni magari non così ideali come ci si prospettava, ma come dicevi tu, da non trascurare il fattore della griglia invertita, che potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio: per guadagnare una posizione oggi se ne va a perdere qualcuna nella gara di giovedì, che ricordiamo al 50%. È vero che
ha una durata maggiore, quindi permette di risalire con più gradualità e progressività il gruppo, però potrebbe comunque essere qualcosa di controproducente, in quanto è possibile che i piloti concludano la gara in delle posizioni minori, più arretrate rispetto a quanto magari non prevedessero. Intanto la strategia del pit stop non desta particolari preoccupazioni, si va da una gomma soft a una gomma media con una strategia ovviamente a unica sosta. Poleman, dicevamo Luca Bigno, e andiamo a vedere quelle che sono le gomme montate dai vari piloti. Tutti praticamente dimostrano di voler partire con o le soft o le medie, i primi tre su gomma spalla gialla, mentre i successivi tre piloti da kartista fino a Gano su soft, segue Michael su gomma media, e poi la top 10 conclude con la scelta della gomma rossa, quella più prestazionale sulla carta. Del resto G-Spot sa che deve risalire più posizioni possibili per evitare di perdere tempo e rimanere incastrato in quelle che sono le retrovie del gruppo, e soprattutto lui che punta alla vittoria complessiva di queste finals sa che non ha tempo da perdere e deve per forza risalire, deve per forza risollevare le sorti di questo Gran Premio che non è ancora partito, ma di certo per lui si fa in salita. Assolutamente, diamo velocissimamente un rapido sguardo alla griglia di partenza con prima fila Luca Bigno e Di Legge, seconda fila di Perdesdem e Cartista, terza fila per Luca Flaminio e Marco Gannu, quarta fila per Michael e Lopensky, quinta fila duo Red Bull, Alesi e J-Sport, sesta fila per il duo Ferrari, Guardians e Mister X, settima fila per Long e Vampir, ottava fila per Mati Puzzo e Ricky Bizzo, nona fila per Kaisermat ed Emis. Va a chiudere lo schieramento in decima fila River Marathon in certosivissima posizione. Nel mentre i piloti stanno raggiungendo la griglia di partenza, caro Andre, caro Matteo, un vostro pronostico per la gara sprint che andremo ad assistere. È difficile, io sono abituato a conoscere Di Legge e Sdem, me la gioco su di uno dei due, se proprio devo sbilanciarmi vado su Di Legge. Perfetto, io vado invece su Luca Bigno. Vai, allora cambio anche io, vado su Cartista, dai. Perfetto. E ci siamo. I piloti si stanno posizionando sulle loro caselle di partenza, stanno ovviamente tutti rispettando il posizionamento corretto. Andiamo a vedere appunto che i commissari stanno verificando lo stato della griglia di partenza. Aspettiamo che ci sia un go da parte dei commissari di gara per procedere poi con l'effettiva partenza di questo Gran Premio. Bandiera verde per quanto riguarda i commissari, i semafori si accendono, i motori rombano, il Gran Premio di Bahrain parte per queste finals con un ultimo spunto da parte di Luca Bigno. Vedo scambi dietro da parte di Marco Gano, Cartista, Sdem, vediamo se ci sono contatti dietro, no, un groviglio, ma mi sembra comunque tutto regolare con un Marco Gano che si riesce a portare in questo momento in quarta posizione, mentre per quanto riguarda invece le retrovie un Michael che sprofonda in settima posizione, J-Sport chiamato a recuperare, Alesico penso un contatto che lo porta sul fondo dello schieramento, dalla metà di schieramento che si ritrovava, mentre adesso c'è lotta tra tra Michael e Lopensky per la settima posizione. Contatto di Alesi con Gallians, era in lotto con il pilota Ferrari, alla fine ha avuto la peggio Alesi, non sappiamo bene quella che è stata la dinamica, ma ipotizziamo che sia stato un contatto tra i due piloti. Non cambiano le posizioni per quanto riguarda i primi tre, con Bigno, Di Legge e Sdem che sfilano compatti per le strade del Bahrain in questo primo giro. Marco Gano riesce a guadagnare due posizioni, rimane invece in quinta casella Flaminio, ne perde due, Cartista beffato allo start proprio dal pilota dell'Aston Martin e dal pilota Mercedes, che sono riusciti a rimanere rispettivamente davanti al povero Cartista che si è riaccodato e adesso insegue il retrotreno di Flaminio. Primo gruppo, primo giro che scorre compatto, nessun particolare incidente a parte quello di Alesi, una situazione relativamente tranquilla. Sono riusciti a resistere i primi tre piloti con gomma media alle angherie di coloro che invece hanno deciso di optare per la soft. Vedremo se questa strategia, se questo tipo di scelta riuscirà a essere sostenuta anche nei giri a seguire. Intanto ovviamente per forza di cose Luca Bigno va a farsi dare il giro veloce di gara in un primo 33, sarà ampiamente battuto questo tipo di riferimento, anche perché i piloti adesso potranno beneficiare non solo di un giro che non prevede la partenza da fermo, ma anche di scia e di ERS che andranno sicuramente a contribuire alla causa del giro veloce, mentre Ricky Bizzo, primo pilota a effettuare la sosta, si ferma ai box e monta gomma hard.
nel mentre intanto la situazione sembra relativamente tranquilla. Adesso so di aver praticamente chiamato l'Apocalisse Giro 2 di 14 con Luca Bigno che in questo momento si trova a mezzo secondo di distacco da Di Legge, quindi sta cercando il pilota McLaren di effettuare uno strappo, sta cercando di mantenere l'andatura, soprattutto sta cercando di distaccarsi da Di Legge che anche da gare, soprattutto per quanto riguarda quest'anno e negli anni precedenti, è un grande osso duro per quanto riguarda la lotta, ovviamente sempre corretta, specifichiamolo perché bisogna sempre essere chiari, ma è veramente un mastino il pilota della Haas dal punto di vista di lotta, ma soprattutto anche poi dal punto di vista della difesa, quindi Luca Bigno deve cercare quantomeno di rimanere sempre davanti al pilota della Haas. Nel mentre giro 3 di 14 termina in questo momento, cominciano i giri record di questo momento di Marco Gano su Gomma Soft, 1:31:246, DRS alla posteriore mobile abilitata, quindi sicuramente ci sarà un bel vedere in questo momento. Ha rischiato grosso Marco Gano nel giro precedente perché era salito quasi per un attimo al di sopra del secondo e quindi non avrebbe potuto sfruttare il DRS, poi è riuscito in qualche modo nelle ultime fasi del secondo giro a rientrare all'interno di questo riferimento e adesso potrà ovviamente disporre dell'attivazione dell'ala mobile che contribuirà a rimanere compatto e vicino ai piloti di testa che nonostante il gap e l'handicap fornito dalle gomme medie riescono a imprimere un ritmo piuttosto competitivo che difficilmente invece riesce a replicare Marco Gano che ancora una volta è al limite con il riferimento del secondo per l'utilizzo del DRS. Arriva la prima penalità per Rotor Long, i primi 3 secondi vanno al pilota Mercedes che attualmente milita in 14ª posizione. Marco Gano, sfruttando nuovamente la mobile nel rettilineo opposto a quello di partenza, accorcia le distanze, si porta a 8 decimi e mezzo di ritardo rispetto al compagno di squadra SDEM che è invece attaccato al posteriore di Legge del pilota Haas che non prende largo, anzi sta rischiando di perdere anche il contatto con il leader della gara Luca Bigno che forse sa che è il momento giusto per spingere e dare fondo al suo ERS in modo tale da accaparrarsi e da mettere un margine che gli permetterà di gestire in maniera del tutto più serena la gara. Intanto appunto Dottor Long, penalità di 3 secondi visto che c'era lotta intestina tra lui, Alesia e Mister X. Intanto vedo comunque attacchi, Rival Marathon su Mister X, il pilota Ferrari lo vedo leggermente in difficoltà con un'ala rotta, Mister X si trova un'ala rotta, infatti rientra in questo momento ai box per andare a sostituirla. Nel mentre giro 4 di 14, come dicevi giustamente tu Matteo, Luca Bigno sta cercando di imprimere andatura nelle queste prime fasi di tracciato con due zone di RS, di Legge è riuscito in questo momento a riagganciarsi al pilota McLaren, vediamo se riuscirà a mantenere il contatto soprattutto in questa parte di settore guidato dove vedo che Luca Bigno comunque riesce in qualche modo a ricucire il vantaggio perso nelle prime fasi del tracciato. Intanto vedo bandiera gialla settore 1, Mister X che si gira in uscita dalla curva 3 e infatti in questo momento riparte senza conseguenze, probabilmente si è girato a causa delle coperture Pirelli fredde subito dopo i box. E abbiamo la prima spaccatura all'interno dei primi 10 con Cartista che sale a 1:03 di ritardo rispetto alla quinta posizione di Flaminio e anche Marco Gano non versava in condizioni migliori, difatti è salito più volte sopra il secondo e il pilota Aston Martin all'interno di questa tornata, poi usando ovviamente l'ibrido della sua monoposto è riuscito a rilasciare quello che era il contatto con uno SDEM che ora è situato a 9 decimi e mezzo di ritardo, quindi anche in questo caso molto borderline la situazione di Marco Gano che sta dando il tutto per tutto per rimanere il quanto più vicino possibile al suo compagno di squadra, anche se per il momento... Attenzione, perdonami se ti interrompo, lotta per la nona posizione tra J-Sport, Vampir e Matti Puzzo, con lotta che continua tra Matti Puzzo e Gallians, con Matti Puzzo all'interno che cerca di rubare la posizione a Gallians e ce la fa in questo momento, la undicesima posizione è sua. Mentre ho visto comunque degli scambi tra Michael e Lopeschi con il pilota Alfa Tauri che ha la meglio sul pilota Alfa Romeo.
Romeo si porta in settima posizione. Vai, scusami se ti ho interrotto. Figurati tranquillo, Ale. Mentre Gallians deve essere in un periodo critico, infatti era decima, ha perso due posizioni nel giro di poche curve, quindi un momento abbastanza vissuto quello da parte del pilota Ferrari, che deve aver accusato forse una perdita di passo, forse una piccola sbavatura che lo ha costretto a cedere il passo a Di Vampir e Matti Puzzo, mentre Marco Gallo non riesce proprio a imprimere, a replicare quello che è il ritmo gara dei primi tre davanti, un secondo e due, un secondo e uno in questo istante, aiutato ovviamente dalla scia e dall'Ersa, ma non è abbastanza per riportarsi sotto al secondo, quindi per la prima volta all'interno di questo Gran Premio sarà costretto a non usare il DRS e rientra in box, decide di effettuare questo undercut proprio in ragione della perdita della mano mobile, previene quelle che sono le mosse dei piloti di davanti, cambia questa gomma soft, va subito sulla media per tentare di guadagnare tempo anticipando la sosta, poi ovviamente nelle fasi finali di questo Gran Premio si ritroverà con una gomma meno prestazionale rispetto a coloro che guidano il gruppo e quindi pagherà un po' di ritmo, pagherà un po' di decimi, però questa potrebbe essere una mossa almeno per il podio. Intanto poi soprattutto ti segnalo che anche Cartista, J-Sport e Alesi hanno seguito la scia di Marco Gallo, infatti tutti e quattro sono rientrati ai box, hanno montato gomma media, forse in questo momento Alesi è il pilota più attardato in questo momento, infatti sta togliendo il pit limiter esattamente in questo momento. Ricky Bizzo passa e rientra il pilota Red Bull in 18ª posizione. Intanto appunto teniamo d'occhio poi Marco Gallo, Cartista J Sport, che occupano rispettivamente 12ª, 13ª, 14ª posizione. G-Sport che ha provato l'undercut sull'Openski, che vedevamo militare veramente molto vicino al pilota Red Bull, non riusciva a trovare varco ideale per passare a G-Sport, che allora ha deciso di attuare questa scelta strategica e cercare di rubare la posizione all'Openski proprio tramite una sosta ai box anticipata. Vedremo se questo tipo di scelta avrà pagato. È stato sicuramente aiutato e favorito anche da un ottimo calcolo temporale, in quanto non è uscito in situazioni di traffico, si trova adesso a un secondo e tre da Cartista. Probabilmente l'utilizzo del DRS gli sarebbe stato più favorevole, in quanto adesso paga comunque quei tre decimi che non gli consentono di spalancare l'ala mobile, quindi va a pagare anche quei 2-3 decimi di tempo rispetto a un giro in cui si utilizza il DRS. Tornano ai box anche Lopeschi, Flaminio e Di Vampir, ovviamente Lopeschi chiamato per forza di cose a difendersi dall'undercut messo a segno da G-Sport, quindi si ferma esattamente il giro successivo, mentre proseguono i piloti lì davanti, tutti coloro con gomma media alla partenza vanno avanti nel Gran Premio fino a River Marathon in 8ª posizione. Attenzione, perché Marco Gallo potrebbe avere fatto il classico inganno della cadrega. Intanto settore 1, Michael si è girato al termine della curva 4 con non vedo conseguenze, ma sicuramente occhio. Che c'è Jake, ci prova nei confronti di Lopeschi, gomma fredda, si porta all'interno qui G-Sport, sembra avere la meglio nei confronti del pilota Alfa Romeo, che lascia strada e allora si accoda in 13ª posizione con un G-Sport che allora riesce a realizzare il sorpasso tramite una strategia più accurata, si porta davanti al pilota Alfa e adesso punta Cartista, che dista però quasi 2 secondi, quindi un distacco abbastanza importante trattandosi solamente di 8 giri che mancano fino all'esposizione della bandiera a scacchi. Intanto comunque ti dicevo prima, Marco Gallo e Cartista hanno fatto l'inganno della cadrega, diciamolo in questo modo, sono riusciti con l'undercut a portarsi davanti a Lopeschi e Vampir, considerando appunto ovviamente anche J-Sport che è riuscito a superare, come dicevi tu, il pilota Alfa Romeo in questo momento e si trova in 12ª posizione, quindi sicuramente è stata una mossa che ha contribuito per il pilota Aston Martin e per il pilota Williams quantomeno a guadagnare le posizioni. In questo momento entrambi sono alla caccia di Luca Flaminio, che si trova in 9ª posizione. Scusatemi, direi di tenere un attimo d'occhio la situazione appunto per la 9ª posizione. Vedo che Marco Gallo si avvicina, non si difende Luca, ma Marco Gallo non tenta l'attacco. Intanto vedo sempre bandiera gialla nel primo settore, non vedo particolari segnalazioni, per cui la situazione mi sembra abbastanza sotto controllo, però da verificare appunto per la parte altissima della classifica, con Luca Bigno di Leges Dem che sono praticamente racchiusi nel giro di un secondo e mezzo, 8º giro su 14 effettuati. Diciamo che la fase di sosta per quanto riguarda
chi ha montato le gomme meglio ormai sta per iniziare. Attenzione, perché è molto complessa la situazione per quanto riguarda Luca Bigno di Regis Dam, in quanto Flaminio è il primo pilota su gomma media che ha già effettuato la sosta ed è lui che guida questo gruppo che si estende fino alla 15ª posizione di Casemat, in cui tutti, anzi pardon, 13ª posizione, in cui tutti i piloti possono disporre del DRS, quindi si sono un po' trainati a vicenda e sono riusciti a mettere a segno dei giri più competitivi di quanto non sarebbero riusciti a fare senza DRS. Sosta per Bigno, gomme soft ovviamente per il pilota McLaren, decidono di proseguire di Regis Dam, che come proprio per Luca Bigno saranno chiamati a effettuare questi sorpassi in pista. Rientra in quinta casella in questo momento il pilota, sì, della McLaren, quindi davanti a Flaminio, situazione ideale per lui. Anche Dr. Long rientra in questo istante in 12ª casella, almeno quanto sta fornendo la grafica, poi vedremo quello che sarà il suo outlap e soprattutto il warm up di queste gomme soft, che è meno elaborato rispetto a quello delle gomme medie, ma richiede comunque abbastanza cura e pratica in quello che è il raggiungimento della finestra ottimale dei pneumatici. Intanto è rientrato anche Michael nei box e si trova in questo momento in 16ª posizione. Sicuramente sarà da tenere d'occhio appunto Luca Bigno, che con gomme soft so per certo che in questo momento riuscirà a metterle subito nella giusta finestra di temperatura, quindi in questo momento si trova a 7 secondi e mezzo di distacco da Gallians in quarta posizione, ma mi aspetto che nelle prossime tornate di Legges, Dem, Matipuzzo, Gallias rientrino ai box. Se non vado errato, la pit lane. Tanto Mr. X si ritira dalla sessione, si è ritirato in uscita da curva 1 e safety car, signori. Questo ribalta completamente tutto. Che jolly per Regis Dam, che si fermano ovviamente in questo istante. La sosta era comunque programmata per il giro 10, però sia il pilota Haas che il pilota Aston Martin riescono a beneficiare di una sosta praticamente con tempo dimezzato e riusciranno sicuramente a mantenere la prima e seconda posizione, ma il vantaggio si estende anche a Matipuzzo e Gallians, che era stato autore di una partenza non proprio fortunatissima. Adesso l'occasione di rimettere in piedi il suo Gran Premio sarà sicuramente un'opportunità da non sprecare, ed una classifica che prende delle sembianze totalmente inedite. Di sicuro non ci aspettavamo questo ordine dei piloti arrivati ad una fase ormai molto tardiva del Gran Premio. Principali candidati alla vittoria quindi rimangono Di Legge e Sdem. La situazione non cambia, anche perché Luca Bigno al momento della ripartenza sarà vicinissimo al posteriore dell'Aston Martin, però con una gomma di un giro più vecchia e con due piloti da sorpassare. Una situazione totalmente ribaltata a quello in cui l'aveva vista partire praticamente nella pole position. Sì, esatto, purtroppo per Luca Bigno questa safety car non ci voleva assolutamente. Infatti ha dovuto rispettare quantomeno i tempi di delta che si prospettavano, considerando la situazione di pericolo generale che è stata segnalata in tutta la pista, per cui qui in questo momento il pilota McLaren si trova in terza posizione, deve praticamente tirare fuori il classico coniglio dal cilindro, che francamente in questa situazione la vedo un po' complicato. E da segnalare comunque una grande prestazione da parte di Luca Flaminio, ma soprattutto, se non vado errato, da parte di Matipuzzo, che se non vado errato, esatto, partiva dalla 15ª casella e si è ritrovato in quinta. Quindi ottima lettura della gara da parte del pilota Alpine, che è riuscito, contro fondamentalmente tutte le situazioni e tutti i pronostici, a risalire la china e a trovarsi in quinta posizione. Sicuramente aiutato dalla safety car, ma la gara di Matipuzzo rimane comunque un capolavoro. Adesso avrà anche l'opportunità di insediare Luca Flaminio con gomma media di ormai 3 giri fa, quindi sicuramente una situazione positiva per lui. Ma il grandissimo colpo di scena è la situazione di crisi totale, crisi non tanto in termini di prestazione, ma dal punto di vista politico, se vogliamo dirlo in questo modo, in questi termini, per G-Sport. Il pilota Red Bull, campione della Master League, si trova adesso in 15ª posizione. Ha sì effettuato la sosta nel giro precedente sfruttando la safety car, ma l'ha fatto più che altro per forza di cose, in quanto i piloti dinanzi a sé avevano deciso tutti di optare per questo tipo di scelta, e allora anche lui si è trovato obbligato a dover montare gomma soft, altrimenti la ripartenza avrebbe comunque avuto una gomma media che non avrebbe retto il confronto. Adesso per lui è molto complicata la gestione di questa gara, probabilmente punta ad entrare all'interno dei primi 12 classificati. Attualmente la 12ª posizione è posseduta dalla Mercedes di Dr. Long. Diciamo questa cosa perché dalla prossima
prossima gara si otterrà una griglia invertita e i primi 12 piloti subiranno proprio questa inversione, quindi il 12° partirà dalla pole position mentre il primo dalla 12° posizione. Sì, gara sicuramente non facile per il pilota della Red Bull, in questo momento deve cercare quantomeno di andare a tamponare i danni, deve superare Long, River Marathon e Michael sicuramente, e soprattutto con lo stesso tipo di mescola che sta montando J-Sport, quindi sicuramente il pilota Red Bull, il campione Master League, è chiamato ad una rimonta sicuramente non facile, ma sicuramente l'obiettivo 12° posto può essere ancora fattibile. Ricordiamoci comunque che in questo momento Dr. Long si trova con 3 secondi di penalità, quindi potenzialmente si può trovare J-Sport in una situazione tale per cui deve superarne effettivamente 2, mentre il terzo sorpasso sarà esclusivamente politico. La safety car rientrerà in questo giro, la vettura di sicurezza si sta allontanando di legge, guida il gruppone di tutti i piloti in questo momento in pista, giro 11 su 14 al termine. Infatti all'inizio di questa tornata ci sarà il 12° giro, vediamo se Di Legge riuscirà a effettuare lo strappo, non è ancora effettivamente partito, parte in questo momento, vediamo se riesce ad avere un ottimo scatto, invece non ce l'ha, una secondo me brutta partenza da parte del pilota della Haas. Vediamo che Sdem e Luca Bigno si aprono a ventaglio, Luca Bigno rimane dietro, Sdem comunque ha tentato l'attacco, continuano gli scambi con un Matti Puzzo che si ritrova in questo momento in quarta posizione, ottima gara da parte sua, primo settore, vedo che mi sa che c'è stato contatto, sì, con J-Sport e mi pare Ricky Bizzo probabilmente, no, J-Sport ed Emis. Quindi J-Sport gara completamente da dimenticare per queste finals. E adesso sarà veramente una gara sprint perché mancano 3 tornate per contendersi la prima posizione e in lotta ci sono Di Legge, Sdem e Luca Bigno, ma anche Matti Puzzo che con questa gomma soft nuova può andare a insidiare le posizioni da podio. Flaminio non è riuscito a resistere in fondo a curva 1, la ripartenza straripante di Uno Matti Puzzo che è stato fulmineo ed è riuscito a effettuare anche una staccata profondissima che non ha lasciato scampo alla pilota Mercedes, che adesso rischia anche di salire sopra il secondo invece vi è salito Marco Gannu che paga attualmente un ritardo di 1,4 secondi proprio dal doppio Q13 di Flaminio. Lì davanti Di Legge continua a comandare il gruppo al termine di questo primo giro dopo la ripartenza da safety car, ma lì dietro Sdem incombe, si trova a 3 decimi di ritardo, così sono i 3 decimi anche che paga Luca Bigno nei confronti della Aston Martin, tutti e 3 in un pacchetto veramente molto compatto, i piloti che occupano rispettivamente le posizioni riservate al podio. Probabilmente vedremo a breve uno scambio delle gerarchie per quanto riguarda il cambio della guardia e soprattutto per quanto riguarda il leader di questo Gran Premio, con Di Legge che finisce lungo in fondo a curva 1, può approfittarne qui Sdem che tramite una migliore trazione in uscita dalla 3 potrebbe avvicinarsi ancora in maniera sensibile per andare ad architettare, iniziare a preparare una manovra fulminante da lasciare Di Legge così in seconda posizione. Ancora molto presto per parlarne, soprattutto consideriamo che dal giro successivo verrà abilitato nuovamente il DRS, quindi godremo di un ultimo giro al Cardio Palma in cui Sdem e Luca Bigno potranno spalancare la mobile contro un Di Legge purtroppo questa volta vittima di un fattore che si è arrivato ad essere un'arma letale in questo Gran Premio, che dovrà difendersi puntando solamente su Hers e talento e soprattutto anche setup della sua Haas rispetto a uno Sdem e Luca Bigno che saranno molto più agguerriti e pericolosi. Infatti, ma mancano 2 giri, non è ancora stato abilitato il DRS, ci sarà un ultimo giro secondo me da fuoco e fiamme. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione, perché appunto il DRS si aprirà, sarà effettivamente attivo dalla seconda zona DRS, non dalla prima, per cui sicuramente è particolare la situazione. Intanto vedo un Alesi che risale la china e si trova in 12° posizione, quindi se le cose stanno così potrebbe essere il candidato per partire in prima posizione alla gara di questo giovedì. Intanto Di Legge 1:30-139 conferma lo status di giro più veloce, manteniamo gli occhi appunto davanti
per vedere come si evolverà la situazione tra Di Legge, Sdem e Luca Bigno, con Sdem che può impensierire Di Legge, mentre in questo momento Luca Bigno è leggermente più attardato. Ma la situazione è grigia per Sdem perché non ha più ERS, così come anche Luca Bigno. Invece Di Legge, nonostante abbia messo a segno due giri veloci consecutivi, è riuscito a risparmiare un po' di batteria ibrida in più rispetto ai suoi rivali, quindi potrà puntare su questo extra per l'arrivo in volata alla bandiera a scacchi, anche se rimane l'ultima zona di RS che potrebbe favorire il riavvicinamento di Sdem. È la zona che porta poi alla staccata di curva 11, una curva molto rapida, difficile provare il sorpasso in quel frangente, ed è anche abbastanza lontano Sdem per andare a impensierire e poter pensare anche in maniera concreta di portare un attacco in questa zona. Infatti non è così, continua a rimanere in prima posizione Di Legge mentre vengono sventolate le bandiere gialle nel secondo settore, subito ritirate. Ci troviamo a livello di curva 12, poi la 13, con un Di Legge che sembra sempre più tranquillo per andare a prendersi questa prima vittoria nelle finals. Rimane solamente curva 14 prima di transitare sul traguardo. Sdem è troppo lontano, così come Luca Bigno. Allora sembra solamente una questione di trazione, una questione di metri e di secondi per Di Legge, che si invola per andare a prendersi questa prima vittoria della prima finals di questo anno 2023, così come l'anno scorso con G-Sport, che riuscì a trionfare nella prima final. Il vice campione vince secondo Sdem, terzo Luca Bigno, che conferma l'ottimo riscontro offerto dalla Sport League in questa competizione, quarto Matti Puzzo, straripante e clamorosa la sua prestazione messa a segno quest'oggi, quinta posizione per la W13 di Luca Flaminio, mentre Marco Gano si attenta di un sesto posto, così come la settima posizione di Lopez, che è la doppietta, se così vogliamo definirla, per i piloti Williams, che chiudono rispettivamente in ottava e nona casella, ed un Gallians che alla fine riesce a limitare danni e concludere il proprio Gran Premio in decima posizione. La battaglia per la decima casella poi ha espresso il suo verdetto finale con un Alesi che partirà in pole position nella gara di giovedì, sempre sul tracciato del Bahrain, se non erro, mentre Kaisermatt va a prendersi la prima fila chiudendo in undicesima posizione. Sì, assolutamente, ottima prestazione appunto da parte di Legge, che conferma la sua caratura da vice campione della Master League. Ottima prestazione appunto anche da parte di Sdem e di Luca Bigno, prestazione monster ti devo dire da parte di Matti Puzzo. Sarà interessante vedere soprattutto nella prossima gara, perché appunto ricordiamo ancora una volta, giusto per dovere di cronaca, ci troviamo nella situazione in cui abbiamo di fatto per la prossima puntata di giovedì, come da struttura delle finals, la seconda gara che partirà immediatamente con la gara vera e propria senza qualifiche, con l'ordine di partenza che sarà quello di questa gara, ma con i primi 12 piloti che avranno un'inversione di griglia, quindi con di fatto una prima fila comandata per la prossima gara da Alesi e Kaisermatt, e poi via via tutti gli altri. Macchia, se devo dirti, per la prestazione di J-Sport non iniziata nel migliore dei modi per quanto riguarda la Q3, partito dalla decima posizione, secondo me c'è stata una qualche incomprensione con qualche pilota che alla ripartenza della safety car l'ha fatto sprofondare all'interno delle retrovie. Sicuramente è chiamato ad una rimonta sicuramente importante, ma conoscendo J-Sport sicuramente può riuscire a risalire la china. Sarà molto difficile per lui, l'abbiamo visto compiere imprese clamorose, e ricordiamo che anche l'anno scorso il vice campione della Master vinse la prima final, ma poi sappiamo tutti come andrà a finire, che Matthew riuscì non solo a vincere il campionato appartenente proprio alla Master League, ma trionfò anche nelle finals mettendo a segno due vittorie consecutive nel circuito di Spa-Francorchamps. Noi ci diamo appuntamento allora questo giovedì, non saranno credo previste interviste per la serata odierna, sì, in quanto nel party dovremmo invitare solamente i primi tre, dopodiché perfetto possiamo... Non so se riuscite anche voi a fare questa... Perfetto. Sì, assolutamente, così possiamo gustarci anche le interviste post-gara. E allora, mentre invito i vari piloti nel party, Ale, perfetto, intrattieni pure il nostro pubblico. Perfetto, se volete ho dei birilli o delle... No, sto scherzando. comunque, un giudizio anche da parte tua, Andre. Come ti è sembrata questo primo... Quando mi ti è sembrato questo primo appuntamento delle finals di quest'anno? Guarda, mi aspettavo proprio una gara di questo genere, perché vedevo comunque, a parte chiaramente i piloti alla Master come Jacopo, quindi J-Sport, Di Legge, Sdem in particolare, questi tre là davanti, mi aspettavo anche, chiaramente non c'era Shumi Legend,
mi aspettavo sicuramente Luca Bigno, lo stesso cartista, a dire il vero, in qualifica nella Q2 mi aveva impressionato, poi si è avuto un po' di difficoltà. E da questo punto di vista, diciamo, la classifica un po' rispecchia quella che è stata la gara. Mi aspettavo proprio questi piloti. Manca soltanto, come avevi detto ben tu in telecronaca, J Sport, che ha avuto quella classica gara stregata in cui va tutto un po' storto. E quindi, diciamo, ha concluso soltanto in 15ª posizione, se non ricordo male. E sarà sicuramente un problema in gara 2, perché comunque il livello è alto. Faccio i complimenti a Gallians, perché come pilota Prime si è difeso, a dispetto dei suoi pronostici, che erano, diciamo, di pieno pessimismo in chat, ne abbiamo parlato privatamente. In realtà ha fatto un'ottima gara. Per il resto, diciamo, i valori sono stati quei. E complimenti anche a Mati Puzzo, chiaramente nella Prime, a loro due. Per il resto, i livelli sono stati quelli che, diciamo, conoscevamo, quindi Master, Sport Pro e poi Prime. Sì, assolutamente. Infatti, di fatto, comunque il livello si è attestato ad un alto livello, come abbiamo ripetuto molte volte, sia nella Sport, ma sicuramente anche in altri campionati. Il livello comunque di questi campionati è molto alto, di conseguenza, Sì. volente o nolente, mettiamola così, comunque molti piloti sono vicini l'un l'altro dal punto di vista delle prestazioni. Questo è ottimo perché comunque è sintomo di Sì. bontà dal punto di vista delle performance, bontà dal punto di vista anche della competenza, ma soprattutto anche correttezza. Non Assolutamente. dimentichiamoci anche di questo fatto, nel Sì. senso che sicuramente avere dei piloti corretti che battagliano in maniera corretta, questo sicuramente Eh sì. dà un punto a favore a tutti i campionati. Intanto vedo che stanno arrivando i piloti. Ho visto, mi pare, un di Legends Dem in questo momento, mi pare. Sì, anche di Sì. legge. È di legge, pardon. Sì, di Buongiorno. legge. Ciao, ciao, Perfetto. ciao Simo. Ciao, ciao. Aspettiamo che arrivi anche il Luca Bigno, che penso arrivi a breve. Intanto direi probabilmente di già cominciare subito con Di Leggi in questo momento, Matteo. Se vuoi faccio giusto una domanda io, mentre. Vai pure, tranquillo, non ti Perfetto. preoccupare. Perfetto. Allora, caro Di Legge, vice campione Sport Master League, partenza lei da fuoco e fiamme, di fatto partito dalla seconda posizione e con un intervento di una safety car, si è riuscito a beffare Luca Bigno. Com'è stata la tua qualifica? Com'è stata la tua gara? Buonasera, buonasera. Nella norma, forse un po' sotto le aspettative, perché comunque c'avevo qualcosina ancora in canna che per colpa del poco grip non sono riuscito a tirar fuori. Complimenti a Luca e Sdem, hanno fatto un passo eccezionale e eravamo tutti e tre più o meno sullo stesso passo. Forse io a pista libera potevo avere qualcosina in più, però eravamo vicini col DRS, insomma era difficile. E niente, poco grip in generale. I tempi penso che potessero essere molto più veloci sia da parte mia che di lui che di Simone, perché in prova, insomma, ci siamo allenati insieme e i tempi erano più bassi, si stava sul 27,7 più o meno, quindi qualcosa in canna avevamo tutti e tre. Però diciamo che la gara è andata più o meno secondo le aspettative e io ho continuato lungo perché sapevo che entrando un giro prima ci si esponeva a qualche rischio in più, e infatti è uscita la safety car, che praticamente mi ha consegnato la gara. Sapevo che se avevo pista libera potevo difendere la posizione su chiunque, e è stato così. Perfetto, volevo domandarti, non so se hai avuto modo di effettivamente fare delle prove dal punto di vista della struttura di questo appuntamento. Di fatto possiamo definirlo guardando tutto l'anno appena trascorso questo appuntamento come un unicum, nel senso che è stata fatta qualifica completa Q1, Q2 e Q3 e poi è stata fatta di fatto una gara sprint, una gara al 25%. Come ti sei trovato nello
fanno svolgere questi eventi, queste situazioni, contando che penso che la tua abitudine sia stata fatta sempre, si sia basata sul percorrere gara al 100%. No, abbastanza bene. Lo sto prendendo come un banco di prova. Sto cambiando qualcosina sulla guida, sul setup e qualche risultato si intravede. Però ecco, noi della 100 usciremo fuori più in là, proprio verso la 100 di settimana, no, tra 2 settimane. Lì quello sarà il nostro terreno, diciamo, di casa. E adesso insomma ci stiamo adeguando un po'. Però insomma la velocità non manca e quindi riusciamo a stare davanti anche adesso. Sarà interessante la gara di giovedì perché dobbiamo ripartire da dietro e riscalare la classifica. Non sarà facile perché siamo comunque tutti bene o male vicini, però penso che sarà comunque una gara divertente. Perfetto, Matteo, hai qualche domanda? No, no, per Diego lo lascio andare che so Ho che una lui domanda ci per Luigi. Io volevo chiedere se aspettava chiaramente Luca, qualcun altro che potesse, diciamo, come cartista in pro, oppure i nomi erano quelli, se aspettava una lotta solo tra piloti master. Mi aspettavo Luca, mi aspettavo Simone, mi aspettavo Jacopo e mi aspettavo Sciumi che però stasera non ha corso. Più o meno i nomi sono quelli. Vedendo com'è andata la stagione di tutti, insomma, credo che i valori abbiano rispettato le attese, quindi sì, erano più o meno questi quelli che aspettavo, anzi, complimenti veramente a Luca perché va molto forte. Perfetto, grazie mille Luigi. Direi di passare a SDEM a questo punto. Eccolo. Perfetto, ciao Sdem. Qualifica anche per te è andata di fatto bene, terzo tempo, lo stesso discorso bene o male vale per quello che è stato fatto per Luigi, vale anche bene o male per te. Come è andata la gara, come è andata la qualifica? Dimmi, perché appunto nelle ultime fasi di gara ti vedevamo molto vicino a Luigi. Pensavi di riuscire a sorpassarlo nelle ultime fasi di gara? Più che altro speravo di passarlo, però essendo quanto era veloce sul dritto, ma già sugli allenamenti li vedevo che era una freccia, ma più che altro anche in trazione, quindi è per questo che utilizzavo molto ERS. Tra l'altro su sta pista io non mi ci trovo tanto bene, non è la mia pista su sto gioco. L'anno scorso invece sì, qualcosina era, però è il mio punto debole questa pista. Per quanto riguarda la qualifica, come ha detto Luigi, potevo fare molto di più perché negli allenamenti facevo 27,8, 27,7, però probabilmente, come dice il buon Talz, perché esci prima, perché devi aspettare, però io ho questa fretta e furia di uscire, quindi mi sono un po' cannato la qualifica, però comunque ci sta a stare lì vicino. Quando sono in gara invece sono partito con l'intenzione di stare incollato a quei due perché anche in allenamento se ne andavano come dei matti. Poi magari era anche questione di setup perché poi all'ultimo secondo l'ho cambiato, l'ho alleggerito un po' l'ala, quindi per avere un po' più velocità sul dritto, ma non cambiava assolutamente niente, erano delle frecce umane. E poi niente, l'idea e intenzione era di fermarmi nello stesso giro in cui si è fermato Luca, solo che poi ho detto continuo, seguo Luigi, vedo un attimo se magari si cambia qualcosa e fortunatamente è cambiato qualcosa perché poi nel mentre in cui ci stavamo fermando si è uscita la safety car, ecco, e quindi c'è stato un po' un colpo di fortuna che poi mi ha consentito di rimanere in seconda posizione. Ho tentato di attaccare Luigi, ma senza DRS e soprattutto senza ERS, dov'hai? Non puoi andare da nessuna parte. E niente, sono soddisfatto. Adesso aspettiamo giovedì, che è una gara, diciamo, in rimonta perché partiremo dietro e anche una 50%, quindi i giri saranno un po' di più. E vedremo un po' come andrà. Comunque mi sono divertito, mi è piaciuto soprattutto anche Luca, che è un nuovo aspirante pilota di categorie superiori.
e speriamo di vederlo ancora all'opera in queste ultime tre gare di Finals e poi nel prossimo anno in Masters, spero. Perfetto, altra domanda, perdonami, Simone. Mi ricordo l'anno scorso hai partecipato alla Sport al 50%, quest'anno ti sei dedicato al 100%. Prossimo giovedì ci sarà appunto la gara al 50%, giustamente dicevi tu, gara in rimonta, partirai dall'11ª posizione. Ti domando, i geni della 50% sono ancora dentro di te? Riuscirai a tirare fuori il cappello dal cilindro? La colomba dal cilindro? Altra domanda? Perfetto, allora Non bello esiste il più tempo la stasera. 75, qualche anno fa c'era sul gioco. Non Però chiedetemi non lo so, perché. non ne ho idea, non lo so, però comunque già al 25% sono stato abbastanza veloce, sul 50 che la macchina sarà anche un pelo più pesante, vedremo. Poi comunque, ripeto, a me è importante divertirmi, questo è. Poi riuscire anche a competere con uno come Luigi, come Luca è ancora meglio. Perfetto. Avete domande, Andrea? Andre? No, appunto, io volevo chiedere che anni fa, fuori lui ancora non correva, c'era l'opzione del gioco è 75%, non ricordo quale, forse Luigi, non so che anche lui. 2012, Ah, il 12 fino al 2012 era 13, mi un'opzione sa. che era a dir Non poco incredibile. correvo, però ci giocavo sul Ci gioco, quindi sapevo. giocavi, Quindi con no? È un'opzione il pad, che. però ci giocavo. Che poi fu tolta per. Però credo che più che una domanda è una considerazione, non credo che Simone avrà grandi problemi. Giovedì Oh sarà mamma. interessante più che altro vedere come gestiranno i momenti in cui dovranno sorpassare i piloti, perché essendo più veloci comunque dovranno cercare di non fare errori, perché le posizioni le recupereranno, chiaramente. Perfetto. Non vedo Luca Bigno, Non so corretto? se Luca. Non vorrei che non. No, mi sa che non viene. Ah, non viene, Ok, va bene, va ok. bene. Verifico un secondo se magari su Discord, ma non credo. Giusto per sicurezza, ma. No, no, Ok, no. quindi Direi che possiamo direi chiudere a questo punto. sì, direi che possiamo chiudere. Grazie mille di legge, grazie mille SDEM per esservi prestati per l'intervista. Grazie a te. Grazie, grazie a voi. Ovviamente anche grazie a tutti i piloti che hanno partecipato a questo primo appuntamento delle Finals. Matteo, a te l'onore. E allora, come anticipato già nella live, ci diamo appuntamento a giovedì, solito orario 21:30, per rivivere le emozioni di questa seconda gara delle Finals al 50%, in cui gli equilibri saranno nettamente diversi, la qualifica sarà esclusa, ci godremo solamente l'evento principale in cui i piloti riusciranno ancora una volta a darsi battaglia. Vi auguriamo una buonanotte e ci vediamo tra 3 giorni. A presto! Ciao a tutti! Ciao! Ciao!